Ok ragazzi, prima che inizi il video una piccola comunicazione. Ho visto da YouTube Studio, vedete qua, che il 77% delle persone che guarda i miei video non è iscritta al canale. Mannaggia! Ragazzi, iscrivetevi perché è molto importante. A perché fate crescere il canale, quindi comunque sia abbiamo la possibilità di far vedere a tanta gente il pattinaggio italiano Garba, vero Garba, la Toscana. E è molto importante, soprattutto perché mi farebbe anche piacere che il mio lavoro è apprezzato. Magari faremo anche un video su quanto si guadagna un canale YouTube a tema pattinaggio. Ragazzi, vi lascio già dire che sono 30 euro. Se va bene. Beh, ragazzi, vi lascio il video. Ciao a tutti ragazzi, un nuovo video. Guardate le postazioni carine che ho realizzato. Sembra di essere al bar. Infatti questa postazione sarà quando farò un video tipo news parlato d'offerte in cui sembriamo degli amici al bar che parlano. Qui accanto a me su questo sgabello bianco aprirà l'offerta e noi parliamo. Mi raccomando, prima di tutto, ho visto che tanta gente mi chiede dei patti, mi chiede dei consigli e tutto. Ho aperto un canale Telegram, in realtà l'ho aperto molti mesi fa, in cui linko tutte le varie offerte trovo su Amazon, su altri siti. Quindi vi lascio giù il link del canale Telegram, mi raccomando, a iscrivervi, perché se ogni tanto trovo dei cuscinetti a sconto, dei patch e cose varie su Amazon di vari numeri, metto tutto lì. Quindi ecco, se magari vi interessa leggete il link e se lo volete lo acquistate. E detto questo, andiamo a parlare di questo video. Questo video nasce perché, intanto perché è fine agosto, un altro video sulle offerte su Amazon ci sta bene, ma soprattutto perché tanti di voi in questo video mi stanno chiedendo: guarda, mi sto approcciando al mondo del pattinaggio, però sui siti online che non sono Amazon non mi fido ad acquistare. Premetto, Amazon non è il miglior sito per acquistare materiale o pattini. Ogni tanto ci sono offerte valide, però diciamo che è un po' un terno al lotto. Quindi io vi do delle offerte, quindi alcuni pattini pagate di più rispetto ai negozi, premetto, mi raccomando. Quindi il link che vedete qui non è che sono offerte di pattini, sono pattini che ritengo validi, che si faranno a un prezzo più o meno giusto. Ma andiamo a analizzare il primo pattino. Il primo pattino è KRF, è un pattino abbastanza interessante, come vedete qui accanto. Diciamo che comunque sia è paragonato all'MF500. Ovviamente costa di più dell'MF500, però è sold out, quindi non saprei dove farvelo acquistare l'MF500. Questo pattino qui sono i vari numeri 43, 42, 44, 37, 36, cioè i vari numeri disponibili, e il prezzo oscilla da 120-125 euro. È un pattino valido per iniziare, un po' carino secondo me sì, però ho visto che dura di più dell'MF500, la plastica sembra un po' più resistente, quindi si smolla meno il pattino, quindi direi un buon acquisto. Ovviamente se mi dite a quel prezzo c'è l'E3, io sapete già che vi consiglio, sarebbe l'E3 ovviamente. Della KRF hanno fatto anche il modello a tre ruote, il prezzo sale a 150 euro, un prezzo più o meno valido. A volte trovo l'RB a tre ruote a 150 euro, rarissimo, però ecco, diciamo a tre ruote penso sia uno dei pattini più economici. Anche lì va a scontrarsi con l'MF900 da Decathlon, che costa meno, però secondo me c'è una qualità leggermente superiore. Però ecco, mi arriverà questo pattino da provare, quindi magari lo proviamo e vedremo se effettivamente è vero, se gli altri miei amici mi hanno un po' preso in giro. Ok, ora andiamo invece a un'offertuna, questa è pazzesca, però soltanto per chi ha un numero di un 38, Sebalite a 225 euro, una vera offerta, veramente tantissima roba, valido, valido, valido. Questo però è un numero solo, oltretutto c'è la spiegazione da comprare. E a parte mi sembra 17 euro per prendere un Seba Lite, anche se è del 2015, scusatemi il telefono, anche del 2015 a questo prezzo è veramente un affare, anzi, pausa. Continuiamo con Power Slide Imperia 3WD110, anche questo è il classico pattino che è al suo prezzo di mercato, 251 euro, sì, 10 euro più 10 euro meno, però si trova a questo prezzo, a volte sta 280, 300 sui negozi, però diciamo che con gli sconti poi più o meno questo è il prezzo che si va a acquistare. Che dirvi, se volete Power Slide con tre ruote, l'Imperial col sistema 3WD, anche se io se dovessi scegliere su Power Slide e sul sistema 3WD, andrei sul sistema Trinity, non sul sistema tradizionale, mi garba di più come sistema. Giustamente andiamo al rivale di Power Slide, andiamo sul Rollerblade RB Cruiser, a un prezzo veramente vario, si trova da 100, da 135 a 169 euro, ci sono varie taglie, la 230 per esempio sta a 115 euro, veramente valida, la 250 sta a 115, la 310 sta a 169 euro. Ecco, diciamo 169 è un po' troppo caro, 134 euro alla 220 mm taglia è la giusta, 115 euro è veramente tanta roba alla 230 taglia, e le altre sono un po' a fuoco, diciamo.
Ma perché parlo di 250, 118? Che tag sono? Beh, ragazzi, farò un altro video apposta in cui faremo tre tagli e approfondiremo in quel video lì. Intanto comunque vi lascio il link come scegliere il piede giusto, dove ci sono le tabelle. Sono i numeri di tabella e poi corrispondere al numero del piede. Lo metto così come in più. Ok, detto questo andiamo a proposito di Imperial. 39,40, 238 euro. Ecco, questo è un altro esempio di un Power Slide Imperial preso al prezzo di mercato. 238 euro per un Imperial, vi dico, sono neanche già troppo caro, perché secondo me si trova anche a 200 euro il modello lì. Però ecco, chi vuole comprare su Amazon, non vuole prenderlo online da altri siti, 38 euro in più col Prime, cioè dai, ci sta, non è che sia quello che vi cambia la vita. Passiamo al Twisted Edge, l'altra fascia top del pattino. Questo anche qui l'ho trovato, la taglia 250 a 231 euro. Ne ho trovati anche modelli a 180 euro, magari vi lascio il link in descrizione. Ecco, 180 euro è un affare, 231 euro è il prezzo del mercato del pattino. Comunque al Prime arriva subito in 2 giorni, cioè quello è il prezzo di un Twisted. Se lo comprate a Freemove il prezzo è quello, 230 euro, 227. Poi c'è da piargli lo sconto mio, ma siamo lì, euro più euro meno, quindi anche lì se vi garmo preso Amazon il prezzo va bene. Ok, passiamo alle ruote ora, questo video sarà lunghissimo. Ruote, ho trovato le Hyper Fluo da 39 euro 4 ruote, care, però sono le stesse ruote che ho io sotto, gli FR1 arancioni, quelle celeste, sono delle ruote fantastiche, il prezzo è caro, perché comunque è caro come prezzo, lo stesso prezzo di negozio, però ecco, sono 80 euro soltanto le ruote, perché sono 34, 39 euro 4 ruote, quindi 8, e fa 40 e fa 80 euro, però veramente valide. Vi metto un modello di ruota che a me non piace, però costa il giusto ed è buona. Tanti gente garba. Sono le Freewheeling, sono le ruote che ha Amazon come rivenditore. Sono un po' morbidine, se mi dura un po', però 26 euro. Tanta gente ci passa veramente bene. E che dirvi, vabbè, prezzo è giusto, potrebbe essere valido come ruota. Andiamo ora a un set K2. Allora, questo l'ho messo 84 mm di ruota. Non è una ruota, un millimetraggio che utilizzo io e non consiglio neanche. Però tanti di voi quando fate la fitness hanno proprio 84 mm di ruota. Quindi questo set qua costa poco, 43 euro, ascoltate bene, compreso di ruota, ovviamente non sono ruote, ma compreso di cuscinetti e distanziale, quindi la ruota è bella e pronta, direi che è un prezzo veramente valido. Anche se la ruota dura poco e dopo 2 mesi e mezzo è finita, che considerate che avete pagato la metà, quindi se vi dura la metà è comunque, avete fatto pari. Secondo me comunque se a tenerle bene un 4 mesi ce li fate, allora avete già risparmiato tantissimi soldi. Poi ovviamente se avete 2 slide le distruggete, questo è ovvio. Ok, andiamo ai cuscinetti. Ho trovato cuscinetti veramente interessanti mentre cercavo questo video. I primi sono il Chess Conger, la proprio non ce l'ho bene, a 9,90 euro, 10 pezzi. Questo cuscinetto qua io l'ho provato ormai 2 o 3 anni fa e quanto costava un po' di più, costava mi sembra 10 cuscinetti quasi 22 euro, erano validi, quindi a 9,90 euro un buonissimo cuscinetto. Premetto, se lo usate sul mare, sulla polvere, le distruggete, su cuscinetti che vanno puliti ogni settimana, puliti, non metterseli a lavarli, cioè basta levargli la polvere, durano tanto, altrimenti durano veramente poco, infatti mi danno un treno di scorta, infatti. Ne vanno 8 su 10. Abeck 9 ovviamente. E un valido cuscinetto direi decente. Trixx 16 pezzi, 10,40 euro. Cuscinetto da battaglia, da avere sempre una scatola perché comunque sia hai un treno di ricambio, ti si incricca un pattino, un cuscinetto da utilizzare con ruote vecchie, 10 euro, cioè pochissimo. Dopodiché vi consiglio di ancora questo cuscinetto qua, ve lo sto proponendo, ci ho fatto anche un video. Mopei 8 pezzi da 22,90 euro, cuscinetto in ceramica, vero? Un prezzo veramente, vado, mi ha sorpreso, a questo prezzo qui non trovo niente, non è il cuscinetto in ceramica per eccellenza ovviamente, però costa la metà di un cuscinetto in ceramica ed è quindi valido. Lo sto provando in questo momento qui, non mi sta deludendo, per chi fa freeskate puro la ceramica non la comprendo, però chi va a fare slalom o chi fa velocità, top, ed è anche resistente, devo essere sincero. Ma andiamo a parlare dell'ultimo cuscinetto che ho trovato su Amazon, non l'ho mai trovato su Amazon, questo è un affare, lo sottolineo, lo vedete qui, è il cuscinetto che utilizzo di più sui miei pattini da battaglia, Rollerblade ILQ9, un cuscinetto veramente performante, c'è anche scritto pro apposta, da 48 euro, è il prezzo di mercato, che compreso su Freemove, questo è il prezzo del cuscinetto, c'è. Cuscinetto completo, quindi 16 per tutte e due parti, con distanziale completo interno anche, quindi un set completo, quindi voi li montate sulle ruote e siete a posto. Che dire, il cuscinetto che ho sottoposto ad Alessia, perché io lo trovo veloce, scorrevole, al pari di quello dell'FR Skater. La differenza è che quello dell'FR Skater è schermato con l'armatura, questo invece è soltanto la guaina di protezione, però a me piace un sacco, veramente vado, un cuscinetto top. E trovarlo su Amazon mi fa ben sperare, perché forse anche Amazon
comincia a trattare roba per pattinare, sarebbe una mano dal cielo. Andiamo ora a una cosa importante, importantissima per pattinare, sono le protezioni. Io non le uso, ma fa male. Voi dovete usarle, vero? Le uso le protezioni, giusto? Ok, andiamo a l'IPXP, IPSXP, come cappero si chiama, 19,90 euro, un set di protezione valido, cioè da battaglia, ok, niente di più. Volete una protezione per fare fighetti? Con la marca Roches. Roches è veramente il top a livello di protezioni, soprattutto per l'aggressive, tanta roba. Potrei fare un video sulla Roches perché non tratto questi fatti qui. Comunque, 22,50 euro, taglielle col prime top. Safe Love, taglia medium, compresa di casco anche, veramente tanta roba, 43 euro, c'è anche il casco, nelle prime due non c'era il casco, direi veramente validissimo. Vuoi rollerblade? Non vuoi metterci un rollerblade? Col pack 3 da 20 euro, validissimo, mi sembra costamente, forse sta anche meno sul momento, magari vi lascio lo screen con il prezzo corretto. È veramente tanta roba. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile. Ovviamente i link che avete visto sono link brevi di Amazon perché mi sono affiliato a Amazon, l'avevo già detto in un altro video, quindi se comprate questo link qua una piccola percentuale arriva anche a me. Ci tengo a essere più onesto possibile con voi. Come ci tengo a dire su altri siti come Freemove, in cui avete lo sconto se iniziate il canale. Avete un vantaggio e delle cose che costano meno, mi raccomando, ma come su Diana o come su Aggressive Store. Però ecco, se voi volete comprare su Amazon perché non vi date gli altri siti, vi ho dato una lista di oggetti su me validi a un prezzo più o meno onesto. Infatti non vi ho messo il 6x3 che su Amazon c'è perché ho trovato a 300 euro, un 6x3 a 300 euro direi che non vale, vi lascio qui lo screen del 6x3 se lo ritrovo più. Beh ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete il video, mi raccomando iscrivetevi anche al canale Telegram perché lì c'è questa lista completa, ma ci sono anche altre liste, quando trovo offerte le pubblico lì, non è che ogni volta che metto un cuscinetto offerta lo fa un video perché insomma per quanto sia materiale, ma mi sembra un po' una cosa noiosa, fatemi sapere se vi piace questa postazione che ho realizzato per questo tipo di video. Io spero di sì perché ho creato questa stanza barra casa apposta per realizzare anche i video, pensando anche ai video, infatti sta arrivando anche una zona green screen che non so di che me ne potrei fare per fare video sul tema pattinaggio, ma ho in mente una cosa molto particolare, un tema green screen, ma non so quando riuscirò a farla. Ragazzi, oh, è 12 minuti per questo video, staccate, andate a mangiare, ciao!